Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Per un pugno di rifiuti, la trasmissione nata in sinergia tra Valdarno Channel e Centro Servizi Ambiente Impianti. Colgo subito l'occasione per fare a tutti i telespettatori un augurio di un felice 2013. Tornando alla trasmissione, la prima gara del nuovo anno, e questa sera conosceremo la quarta classe che accederà alla seconda fase del nostro progetto. Vado subito a presentare le classi al momento nel nostro studio, a partire dalla mia sinistra con la sezione D dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova. Buonasera ragazzi, buon anno a tutti voi, fatevi pure un applauso. Presento subito la portavoce, Margherita Guerrini, buon anno anche a te, buonasera. Sì. Passato delle buone vacanze? Sì. Mangiato panettoni, pandori, quant'altro? Abbastanza. Ti hanno arrugginito le vacanze? No. Tra un pasto e l'altro hai trovato due minuti per studiare la filiera della raccolta indifferenziata? Sì, sì. I tuoi compagni? Certo. Lo vedremo. Passiamo all'altra classe, la classe di Levane dell'Istituto Comprensivo Mochi. Buonasera ragazzi e buon anno anche a tutti voi. Fatevi pure un applauso. Lorenzo Rosi è il portavoce. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Stessa domanda, hai trovato un po' di tempo per studiare in queste vacanze di Natale? Sì, sì. Poi abbiamo anche ripassato a scuola. Già in questi 2 o 3 giorni avete già fatto il punto della situazione. Sì. In sostanza siete pronti. Andiamo avanti con la scaletta, con la presentazione degli istituti presenti questa sera. Partiamo sempre seguendo lo stesso ordine da Terranuova. Vediamo la scheda. Fine del mondo, il mondo, visione diretta da San Pietro per l'occasione, la borsa sale. L'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova riunisce tutti i plessi scolastici del territorio comunale terranovese e si divide tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 1090 gli alunni iscritti all'istituto così divisi, 260 alla scuola dell'infanzia, 531 alle elementari, 299 alla secondaria di primo grado. 105 invece docenti guidati dal dirigente scolastico Alberto Riboletti, in carica dal 2007. Alla nostra trasmissione partecipa la terza media sezione D, composta da 25 alunni, accompagnata dai professori Lorenzo Puopolo, lettere, Anna Gloria Giorgi, matematica, e Francesca Vigni, lingua straniera. Vediamo la scheda adesso anche dell'Istituto Mochi. L'Istituto Comprensivo Francesco Mochi si divide tra la sede centrale di Levane nel comune di Montevarchi e le succursali di Laterina e Ponticino, abbracciando la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 1050 in tutto gli iscritti dell'istituto, che vede nella poltrona di dirigente scolastico il professor Aldo Pampaloni. A questa puntata parteciperà la terza media sezione B di Levane, composta da 26 alunni e accompagnata dalle professoresse Linda Paolini e Cristina Olivieri, insegnanti rispettivamente di matematica e lettere. Siamo pronti davvero per iniziare, ricordo le regole generali, 16 domande a risposta multipla con 4 possibilità, ogni classe seguendo la regola dell'alternanza avrà un minuto di tempo per formulare la propria risposta in caso di errore, la palla passerà agli altri che dovranno subito darmi la risposta. Questa sera si parte dal punteggio maturato alla gara d'andata del 14 novembre, è di 7 pari, quindi perfetta parità tra le due classi, si riparte da questo punteggio e sempre in virtù di quello che è successo all'andata, il sorteggio aveva premiato l'istituto di Levane, la Mochi di Levane, quindi per par condicio questa sera la prima domanda verrà posta ai ragazzi di Terranuova. Un'ultima raccomandazione, è già successo in alcune
puntate sono spuntati fuori dei bigliettini, degli appunti in cui i ragazzi giustamente hanno studiato, in questo caso nelle vacanze di Natale. Ecco, non lo fate durante la trasmissione, pena la squalifica non solo del ragazzo che verrà colto in flagrante, ma di tutta la classe. Detto questo, siamo davvero pronti per iniziare. Ricordo l'argomento, la filiera della raccolta indifferenziata, e andiamo con la prima domanda. È il turno di Terra Nuova, ricordiamolo. Domanda numero uno. Prima domanda: quali di questi trattamenti non appartiene alla filiera della raccolta indifferenziata? A, incenerimento; B, biostabilizzazione; C, discarica; D, compostaggio. 3, 2, 1, via il tempo di Terra Nuova. Parlate piano, ragazzi, parlate piano. Qualora la classe sia pronta prima dello scadere del minuto di tempo, può interromperlo, non vi voglio mettere fretta con questo. Terra Nuova è pronta, la risposta, Margherita, è? La D. Sarebbe quindi il compostaggio, da qualche parte di qua sentivo è la A. Vediamo qual è. Ed è la risposta corretta, bravi, bravi ragazzi, fatevi pure un applauso. Silenzio per favore. Il compostaggio in effetti rientra nella filiera della raccolta differenziata al fine di produrre concime dai rifiuti organici. Molto bene, inizia bene Terra Nuova, come si suol dire, buona la prima. Andiamo subito con la seconda domanda, è il turno ovviamente per la regola dell'alternanza del Mochi Levane in questo caso. Andiamo con la domanda numero due. Mi unisco agli inviti che arrivano da altre parti, cercate di fare più piano. Domanda numero due. I rifiuti da rifiuto sono: A, residui del processo di trattamento e selezione della raccolta differenziata; B, residui del processo di trattamento e selezione della raccolta indifferenziata; C, residui del processo di trattamento dei rifiuti speciali; D, nessuno dei tre. Via il tempo di Levan. Via il tempo. Consultatevi pure anche voi, classe sezione di Terra Nuova. Ricordo ai ragazzi che i contenuti di Per un Puglio di Rifiuti sono fruibili anche nell'omonimo gruppo Facebook, quindi per chi non ci potrà vedere sul grande teleschermo lo può fare direttamente nei social network. Tanto continuano a consultarsi i ragazzi di Levan e dell'Istituto Comprensivo Mochi. Voi siete già sicuri, siete già pronti? 20 secondi ancora. Sembra esserci qualche piccola indecisione. Lorenzo, non manca molto. Comunque, se lo ripeto come ho fatto agli altri, se sei sicuro, se sei pronto, stoppiamo il tempo anche se mancano pochi secondi. Lorenzo, la risposta? A. Residui del processo di trattamento e selezione della raccolta differenziata. Eppure stasera parliamo della raccolta indifferenziata. Vediamo un po'. E avevi ragione. Era preso un po' di fifarella i ragazzi. Comunque Lorenzo aveva ragione, vi spiego il perché. Rifiuti da rifiuto, piano ragazzi, sono i residui e gli scarti che si producono durante il processo di selezione e trattamento della raccolta differenziata, in quanto non tutti i rifiuti conferiti possono essere avviati al riciclo, sia per le impurità, sia per gli errati conferimenti, sia perché alcuni tipi di materia non hanno sufficiente mercato. Molto bene, buona la prima anche per Levane, e faccio la prima gita fuori porta tra i ragazzi. Non mi guardate male, non mi guardate. Allora, la filiera della raccolta indifferenziata vi ha fatto andare di traverso il panettone o no? No. Ma perché ti piaceva la filiera della raccolta indifferenziata o il panettone? Panettone. Ah, domani. Avete studiato in queste, sì, sì, queste vacanze? Sì. Le altre materie le avete studiate? Sì, sì. Sì. Come? Sì, no, no, prima avevi fatto un'altra risposta. Ripetila a voce alta. Sì, sono studiati, sono studiati. Ci crederemo. Voi, tra un panettone e un pandoro, avete studiato la filiera della raccolta differenziata? Sì, abbiamo studiato. Ti sei proposto per parlare ancora prima che ti indicassi. Molto bene, c'è chi si nasconde. Quanto hai studiato? Abbastanza, tanto. Le vacanze ci tenevate a passare
passare il turno, partite anche dalla parità, quindi una gara. Sì, anche incerta. Per i nostri professori. Ci tengono anche i professori? Sì. Direi per fortuna, per le altre materie, per matematica avevi davanti, ti faccio un esempio, la filiera della raccolta indifferenziata è matematica. Quale pagina prendevi? Ma non lo so. Nessun delle due? Tutte e due, diciamo. Non è una domanda, buttati, è sul ridere, sul ridere. Quale prenderesti? Raccolta differenziata. Meno male, dal nostro punto di vista è meglio così. Andiamo pure avanti con la domanda numero 3, il turno di Terranuova. Vediamola insieme. Il trattamento meccanico biologico, TMB, rispetto agli inceneritori e le discariche, A, produce impatti ambientali simili, B, produce impatti ambientali minori, C, produce impatti ambientali superiori, non produce impatti ambientali. 3, 2, 1, via il tempo. 8 pari, ovviamente, il punteggio poi tra un po' lo vedremo anche in grafica, ripartivamo dalla parità, entrambe hanno indovinato, quindi sempre in parità siamo. Ciao. Quando sei pronta ti invito a dirlo con più veemenza, anche per dare un messaggio agli avversari. Ferma al tempo, stop al tempo. Risposta qual è? A B. Produce impatti ambientali minori. C'è chi fa così anche dall'altra classe con sommo dispiacere, in effetti è la risposta esatta. Bravi, 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 molto bravi. Vediamo la spiegazione in breve. Il trattamento meccanico biologico separa meccanicamente la frazione organica e di materiali riciclabili dei rifiuti indifferenziati, permette quindi una ulteriore riduzione dell'uso delle discariche e degli inceneritori, il tutto con emissioni inquinanti nettamente inferiori rispetto a tale impianti. Molto bene, Terranuova ha di nuovo formulato la risposta corretta. Andiamo avanti col quiz. Domanda numero 4, è il turno degli avversari del Mochi, in questo caso di Levanet. Domanda numero 4, andiamo in grafica. Il trattamento meccanico biologico di cui abbiamo appena parlato è A, alternativo ai termovalorizzatori, B, complementare ai termovalorizzatori, C, nessuno dei due, D, tutti e due. 3, 2, 1, via il tempo. Ricordo, visto che le squadre stanno continuando a dare risposte corrette, che in caso di parità ci saranno le domande di spareggio, quindi comunque vada, per quanto bravi potranno essere, solo una classe accederà al turno successivo di per un pugno di rifiuti. 38-37, ancora molto tempo a disposizione dei ragazzi di Levane per formulare la risposta, non voglio mettere fretta, prendetevelo pure tutto, si consulta giustamente anche Terranuova. Terranuova è già pronto. Sapete già la risposta, ovviamente. Certo. Lorenzo, possiamo stoppare? Sì. Stop al tempo. Qual è la risposta? Risposta C. Nessuno dei due. Non ti convincevano, quindi... Non era per essere sicuro. Certo. Non è la risposta corretta, mi dispiace. Andiamo a Terranuova. La B. Quindi è complementare ai termovalorizzatori, non alternativo, non tutti e due, perché sembrerebbe un po' come sparare nel mucchio. Continuano a parlottare, non erano convinti neanche i terranovesi. Ma vediamo chi ha avuto ragione, se qualcuno ha avuto ragione. E ha avuto ragione Terranuova. A giudicare dall'esplosione non erano ben sicuri. Comunque ve la spiego. Mediante trattamento meccanico biologico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani si produce una frazione secca, FS la sigla, che viene impiegata per la produzione di CDR, combustibile derivato da rifiuti, oppure inviata a recupero energetico direttamente nei termovalorizzatori. È infatti vietato conferire in discarica rifiuti con alto potere calorifero. Prima svolta nella gara di questa sera, con primo errore e poi risposta corretta della squadra avversaria. Vediamo a tal proposito il punteggio dopo 4 domande di questa sera. Un primo allungo di Terranuova, 10-8 sul Mochi di Levane. Ovviamente Lorenzo, c'è tutto il tempo per rifarsi. Parlo con te, ma indirettamente parlo con tutti i tuoi compagni. E Terranuova comunque ha una ulteriore possibilità di fare
un gradino in più, essendo la classe a cui verrà posta la domanda numero 5. Vediamo la domanda numero 5. Tendiamo la grafica, eccola che arriva. Le ecoballe per i termovalorizzatori, due punti, A, comprendono plastica, carta e cartone contenuti nei rifiuti indifferenziati, B, comprendono plastica, carta e cartone raccolti in maniera differenziata, C, comprendono solo rifiuti dal rifiuto, D, nessuna delle tre. Via al minuto di tempo. Consultazione di Terra Nuova che ha fatto questo piccolo balzo in avanti. Ricordo, ancora non l'ho fatto questa sera, per dei ragazzi di 14 anni questo argomento è molto ma molto complicato, quindi per quanto si possa aver studiato tanto e bene, meritano comunque un applauso. Margherita, ti stavo parlando, possiamo fermarci. E ci fermiamo, e qual è la risposta? La. Comprendono plastica, carta e cartone contenuti nei rifiuti indifferenziati. Controllo perché io non ero a conoscenza del fatto che la potesse essere la risposta giusta. E ho scoperto qualcosa, perché è in effetti la risposta corretta. Spiegazione in breve. Nei TMB viene rimosso l'umido ed i materiali non combustibili, vetro e metalli, mentre carta e plastica sono confezionati in ecoballe da incenerire. In questo modo il trattamento a freddo si intreccia con quello termico. Molto bene, di nuovo Terra Nuova ha formulato la risposta corretta. Vediamo come e se Levane, riuscirà ad accorciare le distanze con la prossima domanda. Domanda numero 6, vediamola. Perché si produce la FOS, frazione organica stabilizzata, altra sigla di questa sera? A, per ridurre la fermentescibilità dei rifiuti organici da conferire in discarica. B, per produrre un ammendante agricolo. C, per produrre il CDR, combustibile derivato da rifiuti. Di, per produrre biogas. Altra domanda, direi complessa. Come è complesso pronunciare la parola fermentescibilità. Ci ho provato tutta la settimana, ma a volte non scappa. Arrivano voci contrastanti dalle due classi. Io mi metto qua a origliare anche un po' per divertimento. In vantaggio Terra Nuova, ma ancora la puntata è giovane, ci sarà tutta la possibilità per Levane di rimettersi in carreggiata. Lorenzo ha una faccia un po' perplessa. Stop al tempo, hai ragione, non cambia molto, però seguiamo il protocollo, diciamo così. Risposta? Risposta corretta, bravi ragazzi. È corretta perché la FOS non viene usata come concime in agricoltura, cosa che viene fatta invece col compost, ma essendo caratterizzata da una fermentescibilità ridotta fino al 90%, è particolarmente adatta alla copertura giornaliera di discariche al posto della terra senza avere emissioni di metano. Se domande già se ne sono andate, vediamo qual è il punteggio a questo punto. Tra Terra Nuova e Levane, vediamo un po'. Decide l'errore di pochi istanti fa. 11 a 9 in favore della classe alla mia sinistra. Torno da voi ragazzi, vi vedo un po' più sciolti rispetto alla prima volta. È passato 2 mesi quasi, ormai l'impatto con la telecamera. Magari venite anche la prossima settimana, ormai vi siete trovati bene. Speriamo. Se passate il turno non tornate la prossima settimana, appunto. Non avete fretta, ci sarà un po' da attendere, però vi accogliamo volentieri. Siete più tranquilli effettivamente? Sì, rispetto all'altra volta. Sei più tranquilla? Io sì. Io no. L'emozione ci può stare. Che effetto vi ha fatto rivedervi? Lo stesso dell'altro giorno. No, ma mi riferisco alla prima volta, ripensandoci adesso. Rivedervi in televisione, che effetto vi ha fatto? Un effetto strano, sì. Sembrerebbe. A voi chiacchieroni, che effetto vi ha fatto?
si era un po' distratto. Che effetto vi ha fatto vedervi in televisione, vi ho chiesto? Lo stesso vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ma che effetto, che effetto è stato? Strano. Rivedervi la prima volta, un effetto strano. Sì. Allora, ti faccio una domanda. Sei emozionato? Rispetto alla prima volta, meno. Ecco, allora puoi parlarmi tranquillamente. Che effetto ti ha fatto rivederti? Ti vedi più grasso, più alto, più snello, più slanciato? Non qualcosa di tecnico, insomma, cerco di farvi anche parlare. Più sicuro. Più sicuro. Voi più sicuri? È la parola giusta, sicuri? Sì, secondo me sì. Ecco, quindi siete pronti anche a tornarci? Sì. Se rispondete bene ci tornerete, quindi la prossima volta ancora meglio. Sì. Ci tenete al risultato? Sì, ci teniamo. Avete studiato per quello o perché siete dei ragazzi diligenti? No, per questo. Per questo. Non ve la sentite di prendervi questa responsabilità? No. Non ho ben capito che effetto vi ha fatto la televisione, dalle domande, sinceramente non è che... Però non è il nucleo centrale della trasmissione. Domanda numero 7, è il turno di Terra Nuova. Nel TMB, trattamento meccanico biologico, A, la selezione e separazione dei rifiuti avviene a mano, B, la selezione e separazione dei rifiuti è meccanica e computerizzata, C, la selezione e separazione dei rifiuti è di tipo chimico, fisico, D, la selezione e separazione dei rifiuti è di tipo biologico. 3, 2, 1, via il tempo. Consultatevi pure, anche gli altri, Levane che ha diritto di risposta per seconda classe ovviamente. Pronti. Puoi dirlo un po' più piano? Pronti. Pronti. Stop al tempo, qual è la risposta? La B. La selezione e separazione dei rifiuti è meccanica e computerizzata. In effetti, se TMB è trattamento meccanico biologico e la parola meccanica c'è solo in quella risposta, secondo te dovrebbe essere quella corretta? Vediamo un po'. È corretta, è corretta. La spiegazione in pratica l'ho già anticipata. Comunque, meccanicamente un impianto TMB prevede dapprima la vagliatura con separazione piano di una parte grossolana e secca da una parte ricca di sostanza organica e altamente fermentescibile. La frazione secca viene avviata ad ulteriore vagliatura e selezione, mentre la parte umida viene avviata a biostabilizzazione. Il tutto avviene in maniera meccanica e computerizzata. Vediamo un attimo il punteggio. Vediamo un attimo il punteggio. 12 a 9 in favore di Terra Nuova dopo 7 domande di questa sera. A questo punto direi di fermarci un attimo, torniamo con le immagini in studio, di fermarci un attimo per la pubblicità, a tra poco con la seconda parte di questa puntata di Per un pugno di rifiuti. Ben ritrovate alla seconda parte di questa puntata di Per un pugno di rifiuti, la prima del 2013. Questa sera conosceremo la quarta classe che accede alla seconda fase del nostro progetto. In studio la sezione D dell'Istituto Comprensivo di Terra Nuova e la classe di Levane dell'Istituto Mochi. Vediamo subito il punteggio dopo 7 domande di questa sera, complessivo della gara d'andata. Naturalmente 12 a 9 in favore di Terra Nuova, anche se a dire il vero ha risposto ad una domanda in più. Prima di andare avanti con le domande presento i due portavoci che si sono alternati tra la prima e la seconda parte di questa sera. Parto da Terra Nuova e do di nuovo il benvenuto, ci siamo conosciuti alla gara d'andata del 14 novembre, a Rebecca Bonecchi. Buonasera Rebecca. Buonasera. Sei un abitué del ruolo di portavoce, quindi non ti chiedo granché. Dall'altra parte conosciamo un portavoce nuovo, tra virgolette, Emanuele Bertocci. Buonasera Emanuele, con te la classe riuscirà ad avere lo sprint giusto per riprendere gli avversari? Speriamo. Ed è giusto che sia tu a sperarlo. Andiamo avanti con le domande. Siamo arrivati alla numero 8. Domanda numero 8, andiamo subito
in grafica che il tempo stringe. Domanda numero 8. Tra i processi di trattamento a caldo dei rifiuti si distinguono A. l'incenerimento, la gassificazione e la pirolisi, B. l'incenerimento, la rigassificazione e la pirolisi, C. l'incenerimento, la rigassificazione e la termovalorizzazione, D. l'incenerimento, la gassificazione e la termovalorizzazione. 3, 2, 1, via il tempo, il turno dei Levan. Mo. Avevo detto che avevi lo sprint giusto, ma non lo... Ora, non so se l'ha presa alla lettera, subito, no. Ci hai pensato, insomma. Sì, sì, si è discusso mentre... Si è discusso ieri, no? Non stasera. No, mentre leggeva la domanda. Stop al tempo, stop al tempo. Emanuele? La. E sempre di corsa ti dico anche che è la risposta esatta. Bravo e bravi. Vi spiego anche il perché. Un attimo di attesa. Fra i processi di trattamento a caldo o termico dei rifiuti si distinguono tre processi di base: combustione, incenerimento e o termovalorizzazione, pirolisi e gassificazione. Molto bene, inizia bene la seconda parte della trasmissione di questa sera, ovviamente il Mocchi di Levan, e andiamo avanti con la domanda numero 9. È il turno di Terra Nuova. Vediamo. I termovalorizzatori A. sono sinonimi di inceneritori. B. non sono inceneritori. C. sono un tipo particolare di inceneritori. D. da un punto di vista tecnico sono la stessa cosa, ma da un punto di vista normativo sono diversi. Via il tempo di Terra Nuova. Emanuele, ovviamente sei pronto. È sprint. Portavoce sprint. Voi siete già... non avete bisogno di altra consultazione? No. Perdonami, sei pronta? Certo. Stop al tempo. La risposta, Rebecca? Sì. Quindi sono un tipo particolare di inceneritori. Non sono proprio sinonimi di inceneritori, per questo non sarebbe la A. No. Hai ragione. Ed hai ragione perché sia in Italia che in Europa gli impianti di trattamento termico di gran lunga più diffusi per i rifiuti urbani sono gli inceneritori, che a loro volta si distinguono tra impianti di incenerimento con recupero energetico, anche detti termovalorizzatori, e inceneritori propriamente detti. La normativa è la stessa, ma cambia quindi la tecnologia. Ancora una risposta esatta per Terra Nuova. È il turno della Mochi di Levan con la domanda con cui facciamo cifra tonda, la domanda numero 10. Vediamola insieme. Il CDR, combustibile da rifiuti, può essere sostituito A. dal petrolio, B. dal metano o altro gas naturale, C. dal carbone, di tutti e tre. 3, 2, 1, via il tempo. La voce più alta? Stop. Stop al tempo. Quale sarebbe il succedaneo del CDR, combustibile da rifiuti? La C. C come carbone? Sì. C come carbone. No, P come petrolio? No. No, C come carbone. Vediamo un po'. Ed è in effetti il carbone. Molto bene anche in questo caso, molto bene. Il CDR, oltre che nei termovalorizzatori, può essere usato anche in altri impianti in sostituzione o in aggiunta del carbone, nei cementifici autorizzati, nelle centrali termoelettriche, eccetera, eccetera, in quanto sfrutta una tecnologia simile. Non va bene invece come sostituto del petrolio o del gas naturale, in quanto la tecnologia è troppo diversa. Le squadre continuano a fare molti pochi errori, soltanto uno questa sera che fin qui decide la partita. A questo proposito andrei un attimo col punteggio. Punteggio complessivo dopo una puntata e 10 domande, 13 a 11 in favore di Terra Nuova. Rifacciamo un nuovo giro tra i ragazzi. Che vi posso chiedere ora? Che vi posso chiedere?
Qual è la tua materia preferita? Arte. Arte? Inglese. Scienze. Oh, finalmente! Ecco, scienze ambientali per la precisione? Normale. 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 Fatto un passo avanti e un passo indietro. In senso generale. Andiamo di qua. Ti vedo un tipo da matematica, è la tua, è la tua materia. La tua materia preferita? Era sbagliata. No. Italiano? Un pochino, sì, abbastanza bene. Chi è l'esperto di scienze ambientali? A parte il portavoce Sprint, a parte... Chi è l'esperto? No. No. Italiano. Italiano è la tua materia preferita? Grammatica. Grammatica. Inglese e francese. Un maschio che mi dice educazione fisica, senza quello non torno dietro il banco. Qual è la tua materia preferita? Matematica. Colpo di scena, direi. Qual è la tua materia preferita? Educazione fisica. Oh, finalmente un alunno che segue il protocollo. Educazione fisica. Molto, molto bene. Cerchiamo un po' di scherzare, altrimenti già l'argomento è difficile. Cerchiamo un po' di alleggerirlo. Andiamo avanti con la prossima domanda. Se non sbaglio, la domanda numero 11 ed è il turno di chi è il turno? Ditemelo voi. Vostro. Andiamo avanti con la prossima domanda, mi fido ciecamente. Gli inceneritori possono essere costruiti con forni A a letto fluido, B a griglia, C a tamburo rotante, D tutti e tre. Come mi avete suggerito il vostro turno, 3, 2, 1, via al tempo. Tutti portavoce Sprint. Posso stoppare? Stop al tempo, Rebecca, qual è la risposta corretta? D. Quindi sia a letto fluido, sia a griglia, sia a tamburo rotante, non è la risposta che si spara nel mucchio? Non è che questo dubbio vi è preso? No. No, perché nelle dispense c'erano tutti e tre. Sì. L'avete imparata a memoria, c'è chi fa così con la testa. Hanno ragione? Sì. Dillo un po' più disperato. Sì. È la risposta corretta, è la risposta corretta. Bravi, bravi di nuovo ai ragazzi di Terranuova. Ogni inceneritore viene costruito in base alla tipologia di rifiuti da incenerire, rifiuti urbani, speciali, pericolosi, eccetera. Quindi esistono vari tipi di forni e gli inceneritori non sono tutti uguali. Molto bene, ancora una risposta corretta. Andiamo avanti, questa volta se non ho... seguito male, è il vostro turno, e se non ho seguito male la risposta numero 12. Molto bene, molto bene. Domanda numero 12, state facendo tutto voi, io ormai faccio la comparsa. Vediamo la grafica. Nei termovalorizzatori A si produce energia termica che poi può essere usata per produrre elettricità e acqua calda, B si produce energia termica che poi può essere usata solo per produrre elettricità, C si produce energia termica che poi può essere usata solo come acqua calda, di tutti e tre. 3, 2, 1, via al tempo. Altra domanda e di conseguenza risposta piuttosto complicata. Andiamo pure con i primi piani dei ragazzi che si stanno consultando. Questa sera, a dire il vero, si sono consultati poco ed hanno formulato quasi sempre le risposte corrette, tranne che in una circostanza. Ricordo ancora una volta che i contenuti di Per un pugno di rifiuti sono fruibili anche sull'omonimo gruppo Facebook, al quale i ragazzi qui presenti in studio, se vorranno, dovranno unirsi. Stop. Stop. Emanuele ha detto stop. E qual è la tua risposta? A. Si produce energia termica che poi può essere usata per produrre elettricità, eccetera, eccetera, eccetera. E anche in questo caso hai ragione, bravo, molto bravo. Andiamo con la spiegazione per
correttezza. La quantità di energia elettrica prodotta è contenuta circa dal 19 al 25% del totale di energia sviluppata, ma considerata energia rinnovabile, mentre quella termica è molto maggiore e può essere utilizzata per riscaldare acqua da utilizzare come teleriscaldamento per usi domestici, industriali ed in agricoltura. Molto bene, andiamo avanti con il quiz. Ancora le squadre non hanno mai sbagliato in questa seconda parte della trasmissione. Un errore sta facendo la differenza, un solo errore. Siamo alle ultime quattro domande, entriamo nell'ultimo quarto di gara. Domanda numero 13, il turno di Terranuova. Andiamo. Le ceneri e le scorie dei termovalorizzatori A. vengono smaltite in discariche per rifiuti speciali. B. vengono recuperate per la costruzione di strade. C. vengono recuperati in altri processi industriali. D. tutte e tre. Rebecca e compagnia, 3, 2, 1, via il tempo. Altra domanda un po' complicata. Naturalmente le domande più difficili arrivano alla fine della trasmissione. Una sola lunghezza di distanza, una sola domanda, anche se in realtà poi i punti sono due. In questo caso non sembrano sicurissimi i ragazzi di Terranuova, e ricordiamolo, fin qui sono legittimi dovuti scongiuri, non hanno mai sbagliato. In caso di parità, lo ricordo, ci sono delle domande di spareggio. Rebecca si volta verso di me. A. Stop al tempo. Sì. La. Sì. Vengono smaltite in discariche per rifiuti speciali. La B, la B. No. Emanuele? La D. D? D. Quindi vengono recuperate per la costruzione di strade, vengono recuperate in altri processi industriali, tutto. Sì. Tutto di più. Tutte e tre. Dateci una mano con la grafica. Piano, piano, molto bene ragazzi, capisco l'entusiasmo, però piano. Datemi un attimo di tempo per spiegare il perché. A seconda della tipologia del rifiuto combusto, le ceneri e le scorie possono essere classificate, dopo analisi di laboratorio, come rifiuti speciali pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi. In entrambi i casi vengono generalmente smaltite in discarica, anche se recenti innovazioni tecnologiche consentono un parziale recupero di questi sottoprodotti. Quindi nuovo colpo di scena, secondo errore della serata. Date tranquillamente la colpa a me, ve l'ho gufata, ho detto che non avete mai sbagliato, l'avete sbagliato subito. Comunque sì, adesso con la prossima domanda, la numero 14, Mochi Levane ha l'effettiva possibilità di tornare in pareggio. Vediamo se ci riuscirà e vediamo insieme la domanda. Domanda numero 14. La pirolisi cosa sarà? A. opera attraverso la combustione. B. opera attraverso la dissociazione molecolare. C. opera attraverso la scissione atomica. D. opera attraverso la gassificazione. 3, 2, 1, via al tempo. Stop, stop. La B. E perché? Perché sei studiata? Perché ce l'ha scritto? Ah, perché ce l'ha... Non fa una piega. Ma cosa ci era scritto? Che si faceva senza ossigeno. Mi stai dicendo, ma cosa vuoi sostanzialmente? È corretta, è corretta. Piano, 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 piano. Vi prego di fare piano. La pirolisi è un trattamento termico dei rifiuti che implica, piano, la trasformazione della materia organica tramite riscaldamento a temperature variabili ma in condizioni di assenza di ossigeno attraverso la dissociazione molecolare, ottenendo in tal modo molecole in forma gassosa più piccole rispetto alle originarie.
Siamo in parità, lo avete capito? Vediamolo anche con la grafica. Due sole domande dal termine. A questo punto si avvicinano per la prima volta le domande di spareggio. 14 pari, 14 pari. Domanda numero 15, è il turno di Terra Nuova. Turno di Terra Nuova. Domanda numero 15. Nella pirolisi e gassificazione si produce un gas chiamato syngas che A. viene bruciato con impatti ambientali minori ad altri combustibili. B. viene bruciato con impatti ambientali simili ad altri combustibili. C. viene bruciato con impatti ambientali superiori agli altri combustibili. D. non ha impatti ambientali. Via il tempo, via il tempo. Ovviamente le domande più difficili sono alla fine. ...40 secondi della nuova, vista la delicatezza, per quanto si possa parlare di delicatezza in un programma nato soprattutto per insegnare qualcosa ai ragazzi, sta prendendo tutto il tempo possibile. ...16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sbagliato, era la B. Viene bruciato con impatti ambientali minori, ad altri combustibili, non simili, non superiori. Ora non ha impatto ambientale, mi sembra un po' eccessivo. Vediamo, non dico niente. È corretta. In effetti viene bruciato con impatti ambientali minori rispetto ad altri combustibili. Vado subito alla domanda numero 16. Se la Mochi formulerà la risposta esatta, scopriremo le domande di spareggio. Quindi non saranno sufficienti 32 domande per capire chi è la quarta squadra che accede al prossimo turno di Per un pugno di rifiuti. Domanda 16. In generale, negli impianti di pirolisi e gassificazione, il rendimento energetico è A. è simile ai termovalorizzatori. B. è superiore di un terzo rispetto ai termovalorizzatori. C. è inferiore di un terzo rispetto ai termovalorizzatori. Piano anche voi, ragazzi. D. può essere anche il doppio rispetto ai termovalorizzatori. 3, 2, 1, via il tempo. È quella, dai. B. Ma fai tutto da solo, loro sono venuti qui per farti farti compagnia, insomma, vengono, allora Emanuele, se insomma, no, veniamo, se non ti lasciamo solo. Ah, avete discusso? Sì, sì. Ah. Mentre leggevo la domanda. Ah. E dire che non sembrava, eh? E dire che non sembrava. È la risposta corretta? Io non faccio niente, fate tutto voi, fatevi anche l'applauso. Vediamo il punteggio, piano, è il momento decisivo. Vediamo il punteggio. 15 pari, non sono bastate 32 domande, andiamo alle domande di spareggio. Il regolamento, finché non dirò qualcosa di diverso, è lo stesso e si segue lo stesso ordine. È prima il turno di Terra Nuova. Quindi prima domanda di spareggio, andiamo con la grafica. Eccola qua. Negli impianti di pirolisi e gassificazione la temperatura media varia a... a seconda del processo da 500 a 1300 gradi. B. A seconda del processo piano, da 500 a 1200 gradi.
C, a seconda del processo, piano, da 300 a 1200 gradi. D, nessuna delle tre. 3, 2, 1, via al minuto di tempo. So che vi ho già dato abbastanza tempo per pensarci, ma insomma, via al minuto di tempo. Stop. Stop al tempo. D. 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 È la D. Non te lo avevo chiesto. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. È giusto perché la pirolisi e la gassificazione sono dei trattamenti termici dei rifiuti che implicano la trasformazione della materia organica tramite riscaldamento a temperature variabili a seconda del processo da 400 a 1200 gradi. Molto bene, molto bene. Ancora non sbagliano, non sbagliano i ragazzi, non sbagliano. Andiamo a Levane, torniamo da Emanuele che avrà diritto di risposta alla prossima domanda, la seconda domanda di spareggio. Vediamola. CSAI SPA ha un progetto sperimentale di recupero di scorie e ceneri dei termovalorizzatori A, per catturare l'anidride carbonica contenuta nel biogas da discarica, B, per catturare il metano contenuto nel biogas da discarica, C, per separare l'anidride carbonica dal metano contenuti nel biogas da discarica, D, per eliminare i cattivi odori del biogas da discarica. Via il tempo. Magicamente è tornato il silenzio. Magicamente è tornato il silenzio. Avete un minuto di tempo. Stop! Chiede, dire a te di aspettare mi sembra quasi un'eresia. Stop al tempo, risposta. A. Per catturare l'anidride carbonica contenuta nel biogas da discarica. Mi sta venendo dei dubbi, non eri così sicuro. Dubbi Emanuele sono due parole che vanno in binari opposti. Secondo voi? Sì. Vediamo. Ancora parità, leggiamo la spiegazione, vi diamo un po' di tempo per andare alla domanda che sarà finale, ve lo anticipo. Spiegazione, CSAI SPA ha un progetto sperimentale finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Commissione Europea per il recupero delle scorie dei termovalorizzatori che vengono utilizzate per catturare la CO2 dal biogas di discarica ed evitarne la dispersione in atmosfera riducendo l'effetto serra. E siamo di nuovo al punto di partenza, siamo pari. La prossima è l'ultima domanda. È l'ultima domanda, vi spiego il perché. Cerco di essere sintetico. Sarà una domanda in cui solo una squadra avrà diritto di risposta. E appena terminerò di leggere le possibilità, chi si prenoterà per primo? Non abbiamo, come potete vedere, un supporto elettronico. Però vi prego di non fare io e poi pensate 10 secondi, perché al momento che mi fermate vi dovete fermare con la risposta già in mano metaforicamente. Se sbaglia la prima e unica classe che ha avuto diritto di risposta a questa domanda, gli altri vincono automaticamente. Se indovinano, no, non è, è inutile quasi sottolinearlo, hanno vinto la puntata. Se nessuna delle due classi si sente a tal punto sicura da darmi la risposta, torniamo un po' indietro nel tempo, tiriamo fuori una monetina e facciamo il testo croce, anche se il testo, né la testa né la croce sono
presenti negli euro, ma insomma facciamo quello lì. Andiamo con l'ultima domanda, ultimissima domanda. Vediamo la grafica, vediamo la grafica. Allora, l'incenerimento della FOS, frazione organica stabilizzata, avviene A, negli inceneritori con recupero energetico, termovalorizzatori, B, negli inceneritori con recupero energetico sotto la soglia comunitaria, C, negli inceneritori senza recupero energetico, D, nessuna delle tre. Fatto, fatto. A. Negli inceneritori con recupero energetico, termovalorizzatori. Quindi no negli inceneritori con recupero energetico sotto la soglia comunitaria. No negli inceneritori senza recupero energetico. D, nessuna delle tre, tanto meno. Dai, 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 dai. Lorenzo, cosa avresti risposto? Pardon, Emanuele, cosa avresti risposto? D. E sei un fenomeno, perché anche questo... Piano! Piano, piano. È in effetti la D. Nessuna delle tre. Prego, 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 prego. Piano. Piano, piano. Non mi costringete a urlare. Piano. Spiego perché e poi... andate in pace. La FOS non viene avviata a incenerimento come avviene per la frazione secca, ma smaltita in discarica o recuperata in ripristini ambientali o paesaggistici. Quindi, come avete ben capito, lo sto per dire, vi prego di moderare l'esultanza, la quarta classe che accede alla seconda parte di per un pugno di rifiuti è la classe di Levane dell'Istituto Mochi. Bravi ragazzi. Complimenti anche a voi. Mi dispiace, è dura perdere così. Bravi anche ragazzi di Terranuova della sezione D. Fatevi un applauso, glielo faranno anche gli avversari. Direi che è tutto. Siamo fuori tempo massimo. Grazie dell'attenzione. Torneremo con Per un pugno di rifiuti tra 7 giorni. Buon proseguimento e buon anno di nuovo.